Ciao a tutti, oggi per il video di giovedì, visto che Silvia è in vacanza questa settimana, vi farò vedere io qualche lavoro di preparazione per Natarajasana. Natarajasana è una posizione che può essere fatta in diversi modi, rappresenta Shiva nella forma di Nataraja, quindi nella forma del signore della danza. E appunto dicevo, può essere fatta in diversi modi con delle varianti, degli aggiustamenti, perché la posizione, diciamo così, come tradizionalmente viene tramandata e concepita, è molto intensa, sia come inarcamento che come apertura dell'articolazione scapolo-omerale, cioè della spalla, e può, diciamo, risultare anche pericolosa se viene fatta anzitempo, senza la preparazione giusta o in maniera così affrettata, per cui possiamo vedere diversi, diciamo, aggiustamenti e varianti. Allora, come dicevo, si tratta di un inarcamento, per cui sarà necessario preparare il corpo e attivare bene la muscolatura lombare e dorsale con degli esercizi o con degli asana che possono prepararla, per cui possono suggerire Shavasana, posizione della locusta o preparazioni per il ponte. Ci sono tanti altri video della serie di video del giovedì che appunto spiegano come preparare e accentuare gli inarcamenti. Diciamo quindi che immaginiamo di essere già caldi, di avere già la schiena preparata per fare bene il ponte. Un'altra parte che va notevolmente allungata è il quadricipite del femore, per cui quello che suggerisco è di lavorare magari con una posizione di questo tipo, con Ardha Chanchalasana, sollevare il piede dietro e portare il tallone verso il gluteo, no? Magari già anche iniziando a prepararsi a prendere il piede, abbassare il gomito, fare questo tipo di lavoro. Quindi il tallone andrà verso il glutei e in questo modo il quadricipite del femore si allungherà notevolmente e ci prepareremo ad avvicinare il piede alla schiena. In Natarajasana in realtà il piede non deve andare così tanto vicino al gluteo. E lo facciamo da entrambi i lati, chiaramente. Poi iniziamo magari a prendere confidenza con questo che è una cintura qualunque o un asciugamani, un calzino, qualunque cosa che possa aiutarci a cingere il piede. E prepariamo appunto a lavorare con questo strumento per imparare a ruotare bene la spalla, a fare questo tipo di lavoro di rotazione. Per fare bene il lavoro di rotazione è necessario passare vicino al corpo, passare vicino, cioè in questo momento c'è il rischio di aprire il gomito e stirare dei muscoli al lato della gabbia toracica, quindi, o comunque distortare il ginocchio, distortare la spalla. Quindi qui è importante, necessario portare avanti l'anca, avvicinare bene il gomito al corpo, tenere il gomito vicino e sollevarlo dritto, e prepararci ad aprire bene il torace in questo modo, eventualmente anche appoggiando l'altra mano a terra e lasciandoci andare indietro. E questo può essere una buona preparazione sia in andata che in ritorno. Questo movimento va accompagnato, capito e studiato. Dopodiché, sempre, ripeto, avendo riscaldato il corpo e magari compensando in maniera intermedia dopo ogni asana, possiamo iniziare a lavorare sulle varianti di Natarajasana. Quindi la prima, forse la più semplice, sollevando la gamba, afferrare semplicemente la caviglia e estendere il braccio in modo da produrre un po' di inarcamento, l'apertura del torace e iniziare a prendere confidenza anche con l'equilibrio. Perché uno dei problemi che abbiamo è che l'appoggio a terra, il sostegno, che è una delle cose importanti negli inarcamenti, è solo un piede, è solo una gamba. Quindi qua cerchiamo di estendere bene l'anca, estendere bene la spalla e man mano sollevare la gamba in questo modo e cercare di trovarci in questa posizione. Poi possiamo eventualmente, se facciamo fatica a stare in equilibrio, appoggiarci a una parete con la mano, magari la parete di fianco, la parete davanti, e estendere bene le articolazioni.
Dopodiché scendiamo, facciamo una cosa simile, possiamo fare una cosa simile anche afferrando il piede in questo modo, invece di mettere la caviglia dall'esterno, prendiamo dall'interno e ci prepariamo appunto a ruotare un pochettino la spalla, però sempre senza cercare di prendere la posizione con la mano, con il gomito in alto, perché può essere prematuro. Anche qua possiamo stendere il braccio verso l'alto oppure puntarlo in avanti per una questione relativa all'equilibrio. Qui si fa, qualche volta si capita di vedere o di fare questa variante in Natarajasana, che però diciamo, ha da un lato si il vantaggio di aumentare un po' l'estensione del movimento dell'anca e l'estensione del lavoro relativo all'equilibrio, alla gamba d'appoggio e quadricipite di questo femore, però si storta la schiena, per cui non lo vedo francamente personalmente come un asana su cui insistere, perché in ancare la schiena quando questa è storta non è proprio una bella idea. Quindi diciamo che abbiamo fatto queste prime due versioni, varianti, possiamo provare appunto a avvolgere il piede con la cintura. Qua vedete, regolatevi voi sulla base del feedback che vi dà la vostra articolazione su quanto allungare la distanza tra la mano e il piede. Diciamo che quando siamo molto pronti, caldi, preparati, vogliamo eventualmente provare a estendere bene, a fare un bel inarcamento, possiamo fare un anello, afferrare il piede e provare a lavorare in questo modo. Suggerisco anche questo vinyasa per entrare, cioè vinyasa simile a quello di Uttanasana Padmasana. Quindi afferriamo il piede, stendiamo la gamba, poi inspirando apriamo la gamba, espirando portiamo indietro la gamba e di nuovo inspirando solleviamo il gomito e solleviamo l'altro braccio. Qua cerchiamo di raddrizzarci in modo tale da avere l'anca della gamba che si piega, che va indietro in allineamento con l'altra. In pratica le anche sono parallele alla parete di fronte a noi. Per uscire dalla posizione, ancora scendiamo con il gomito, stendiamo la gamba in esterno e chiudiamo e poi scendiamo. Puoi vedere anche da quest'altro lato, quindi solleviamo la gamba, portiamo indietro espirando, inspirando solleviamo il gomito e manteniamo la posizione, o così per l'equilibrio o in questo modo per eventualmente andare a prendere la cintura o il piede con l'altra mano. Dobbiamo aprirci bene con il torace e calciando un po' con la gamba possiamo aprire più l'articolazione della spalla. Dopodiché andiamo, solleviamo e lasciamo andare il piede. Quando le spalle saranno sufficientemente pronte e l'inarcamento sarà sufficientemente intenso per poter andare a prendere il piede direttamente con la mano, potete provare appunto a fare un lavoro di questo tipo, afferrare l'alluce, provare a portare indietro il piede e da qua provare a sollevare il gomito in questo modo. Però vi ripeto, è una posizione molto intensa sia per la spalla, sia per i muscoli della gabbia toracica, sia per l'inarcamento, per cui non va affrettato assolutamente perché si rischia di farsi male. Lo dico proprio per esperienza personale, perché in un eccesso di zero una volta mi sono stirato un muscolo qua a lato della gabbia toracica per voler fare assolutamente questo. Per cui vi auguro buona pratica, buon divertimento, per il giovedì tutto.